Ciao ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate negli Uncut. Uncut di lunedì, Uncut di lunedì ormai non stiamo neanche più a parlarne, nel senso che ormai abbiamo capito che è un periodo un po' così e quindi anche le divisioni delle giornate sono quelle che sono. Allora, Uncut di oggi perché ovviamente è un momento difficile. È un momento difficile per tutti, ormai è il terzo Uncut che faccio parlando del momento difficile, per cui probabilmente. Ok. Probabilmente lo stiamo percorrendo, lo stiamo percorrendo e stiamo sempre peggio. E quindi è anche giusto, come dire, fare dei check-up durante il percorso di come stiamo, insomma. Anche dal punto di vista di come lo stiamo gestendo. Oggi ho visto un articolo interessante che poi ho riportato su LinkedIn di come stiamo davvero gestendo questo momento. È molto interessante perché in effetti c'è un decalogo di cose che adesso vi vado a leggere che ho riportato su come dovremmo reagire, no? A fronte di certe questioni. Proprio tipo questa, che ovviamente non era prevista e ci sposta da un punto di vista mentale su qualcosa che chiaramente il nostro cervello fa davvero fatica ad accettare. Allora, vi leggo questo decalogo perché ovviamente si sapeva prima come andavano le cose, cioè si sapeva, non si sapeva e non se ne parlava, ora lo sappiamo, sappiamo come reagiamo. E probabilmente anche la comunità internazionale, oltre che dei professionisti che l'hanno sempre detto, anche delle persone ha capito che la pandemia è anche un'ondata psicologica non indifferente. Il decalogo è questo, che non è un decalogo, sono in realtà 6 punti. Punto numero uno, esplorare ciò che dà senso alla nostra vita, i nostri valori, i nostri obiettivi, magari trovare qualcuno con cui parlarne. Due, io questo l'ho fatto, è molto utile. Ciao Francesca. Due, cercare di mantenere la nostra autonomia, tentando di trovare comunque i nostri spazi, nonostante stando sulla stessa sedia, se vedete anche qua dietro, chiaramente i ruoli si siano cancellati. Soprattutto, cerchiamo di darci degli orari precisi e costruire nuove abitudini. Tre, investire sulla propria crescita personale, che significa anche solo imparare una sola singola cosa nuova. 4. Gestire la propria vita in modo intelligente, cercando di trovare delle attività che ci evitino di farci rimanere nell'inerzia, anche sia come vestirci come se dovessimo andare in ufficio o per le call che dobbiamo fare, tipo questa è una felpa abbastanza comoda, ma non è una felpa che metterei a casa. 5. Investire in relazioni positive. Siamo tutti stanchi di Zoom, però un aperitivo online con un amico che non sentiamo da tanto non è che suona così male, no? Approfitto per chiedere scusa a tutte le persone che so che dovrei chiamare, ma ringrazio anche quelle con cui sono riuscita a sentirmi, Andrea e tutti gli altri. 6. Imparare a conoscerci e ad accettarci sia i nostri punti di forza che in quelli di debolezza. Io vorrei aggiungere una cosa a questo, che però poi ci porta alla questione principale che voglio trattare. Secondo me dobbiamo anche provare a uscire veramente dalla nostra zona di comfort, nel senso dobbiamo provare a trovare degli spazi, delle cose da fare, delle abitudini, delle cose che ci possano aiutare diciamo mia madre che mi scrive, scusate, nel coping, come si dice in gergo, quindi nel gestire, ecco, la situazione complicata che il nostro cervello non accetta. Quindi è come se in questo momento noi non fossimo una macchina che basta portarla a fare il tagliando ogni tanto, eccetera, eccetera, ma richiedessimo delle attenzioni più precise dal punto di vista mentale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire anche, oltre che uscire dalla zona di comfort, per esempio, io sono andata a correre, sono andata, cioè a correre, che è una cosa che odio, sono andata a occupare, come dire, anche se volete, il tempo, in modo diverso rispetto a quello che facevo prima. Sono andata a camminare ieri, c'era anche mia madre. Alle 2:30 di pomeriggio, quando tra l'altro c'era l'Inter che giocava, cioè che poi mi ha resa felice questa cosa, però mi sono spinta a fare qualcosa che fosse fuori dalla mia zona di comfort ed è difficile. Ma la cosa che vi voglio dire è che, appunto, siccome richiediamo più attenzioni, c'è una serissima riflessione da fare su questo, ovvero su quanto spazio e quanto tempo noi stiamo dedicando alle cose.
Ho avuto modo di ragionare su questo qualche giorno fa e risulta evidente come in questo momento certi limiti, certe quasi divisioni, certe barriere, no? Vengano a collassare. Alcune se ne alzano molto molto importanti. Per esempio, appunto, nei rapporti interpersonali, come dicevamo prima, dei punti zoom, non zoom, è chiaramente difficile anche il rapporto di guardarsi tramite la telecamera, perché in effetti è provato che noi non stiamo di fatto guardando, come dire, la persona nella telecamera, perché non è che io, cioè voi non mi state guardando. Noi cerchiamo la presenza dell'altro, che è estremamente diverso. E quindi dicevo, ha avuto delle conseguenze di alzare delle barriere, altre le ha tirate giù, cioè ci ha resi molto deboli, molto fragili dal punto di vista emotivo e quindi probabilmente anche molto alla ricerca di contatto, di approvazione, di supporto, di calore umano, no? Solo che alle volte queste cose non sono sempre giuste, non sono sempre nel posto giusto, non sono sempre giustificabili, no? A volte sono un atto anche egoistico di certe persone, che siamo noi, lo siamo tutti, cioè tutti siamo dentro questo ruolo, no? E allora come rispondere a una sollecitazione, a un momento di questo genere? Probabilmente rimarcando il nostro territorio, il nostro spazio e mettendo, come dice la buona Giulia in No Passa Nada, noi stessi davanti, capendo che noi siamo solo noi che possiamo permettere a noi stessi di farci toccare da qualcosa. In una situazione di questo genere, in cui in realtà non è proprio così, perché viviamo una condizione in cui effettivamente siamo in una grande difficoltà perché c'è qualcosa che ci va fuori dal nostro controllo normale, probabilmente sarebbe anche giusto considerare che nella migliore delle ipotesi, o meglio, forse anche nella peggiore delle ipotesi, in realtà noi siamo in grado di avere ancora del controllo sulla nostra vita e probabilmente esercitare una parte di controllo sulla nostra vita ci aiuta tantissimo a limitare anche certi malesseri. Quindi, al di là di uscire dalla propria zona di comfort dal punto di vista delle attività, io credo che sia importante uscire dalla nostra zona di comfort dal punto di vista anche proprio emotivo e di quello che siamo abituati ad accettare. Cerchiamo di sfruttare questo momento come un momento per mettere dei paletti, per ascoltare quello che sentiamo e per scegliere, perché poi in realtà non è vero che abbiamo più tempo per i rapporti umani, perché di fatto la divisione del tempo e dello spazio è veramente relativa, no, in questo momento. Quindi probabilmente la cosa fondamentale da ricordarci è che questa potrebbe essere una grandissima occasione per rimarcare quello che ci fa star bene e capire, e quello che ci fa star male, avere il coraggio di dire no a quello che ci fa star male, anche se non è facile. E non mi piace, l'ho già detto in un altro uncut che vi linkerò, non mi piace che questa pandemia abbia buttato giù certe barriere, senza far riflettere in realtà le persone a riguardo. Cioè non mi piace che si sia a un certo punto pensato che andasse bene prendersi spazi degli altri che non sono nostri. Da questo punto di vista penso e credo purtroppo, ne parlavo già in quell'uncut, che purtroppo tutti voi in gran parte vi siate trovati in questa situazione. E però penso anche che vi siate chiesti, se non altro, come reagire e perché succedono certe cose.
Io un perché me lo sono data, non è l'unico, cioè non è un monocausale, però non può essere sufficiente. E non deve essere sufficiente, ma non importa che lo sia. L'importante è che reagiamo, perché a volte le risposte alle domande non ce le abbiamo, a volte è importante reagire di fronte a queste situazioni. Io ve lo giuro, mi auguro che questo sia uno degli ultimi uncut che faccio su queste linee pandemiche e di conseguenze pandemiche, perché sono stanca come tutti voi, sono veramente stanca, sono arrivata alla fine del momento di accettazione, non ce la faccio più. E purtroppo, secondo me, ancora per un mesetto di uncut così ne avremo. Più che altro speriamo di aprire nuovi orizzonti, nuovi spazi presto. Ma aprite solo ed esclusivamente quelli che volete. Non fatevi spingere in posti che non vi fanno stare bene, solo perché è abitudine o solo perché in un momento così lo giustificate. Gli altri si prendono solo lo spazio che gli diamo noi. Non dimenticatevelo mai. Soprattutto e anche, non nonostante, soprattutto e anche in un momento di questo genere. Stop whining.